Ben ritrovati a questo incontro con Cinformi News. Le persone immigrate che vivono in Italia hanno inviato nel 2011 nei paesi di origine 7,4 miliardi di euro. L'aumento rispetto all'anno 2010 è del 12,5%. I dati sulle rimesse inviate nel 2011 dagli immigrati in Italia attraverso i canali regolari sono forniti da uno studio della Fondazione Leone Moressa. In media ogni cittadino straniero invia nel proprio paese poco più di 1.600 euro l'anno, in aumento rispetto ai circa 1.550 registrati nel 2010. Lo studio rileva che la somma complessiva del denaro in uscita dall'Italia equivale allo 0,47% del PIL nazionale, un'incidenza che risulta in aumento rispetto allo 0,42% del 2010. Il Ministero dell'Educazione della Romania offre agli studenti delle scuole italiane dei corsi di lingua, cultura e civiltà romena completamente gratuiti. L'offerta è rivolta a tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. I corsi si svolgeranno a partire dall'anno scolastico 2012-2013 e si terranno nelle scuole richiedenti. Per l'attivazione è necessario che in ogni istituzione scolastica vi siano almeno 15 studenti iscritti. Le scuole dovranno comunicare il numero degli alunni interessati, la classe frequentata e il nominativo di un docente referente all'indirizzo di posta elettronica milva.segatto@istruzione.it entro e non oltre il 20 maggio 2012. Dal 14 al 20 maggio prossimi a Trento si terrà la seconda edizione di Officina Medio Oriente, iniziativa organizzata dall'Assessorato Provinciale alla Solidarietà Internazionale e alla Convivenza. Ancora una volta personalità e testimoni del dialogo interreligioso e interculturale si troveranno a Trento per riflettere, confrontarsi e dialogare, emarginando gli estremismi politici e religiosi. In programma una settimana di incontri, approfondimenti, ma anche musica, cinema, fotografia e letteratura. La partenza di Officina Medio Oriente è in programma lunedì 14 maggio alle ore 17 presso la Sala Belli della Provincia Autonoma di Trento, in Piazza Dante nel capoluogo. In apertura si parlerà della primavera araba. È stato presentato a Pergine Valsugana in Trentino il progetto Donne Straniere con sé e con gli altri. L'iniziativa è promossa dall'Assessorato Provinciale alla Solidarietà Internazionale e alla Convivenza, dal Cinformi, dalla Comunità dell'Alta Valsugana e Bernstol, dalla Consigliera di Parità e dall'Associazione Hauser. Il progetto intende diffondere le esperienze già condotte in altre aree del Trentino riguardo l'inserimento sociale, culturale e lavorativo delle donne immigrate che risiedono sul territorio provinciale. Si punta soprattutto al benessere e alla formazione delle nuove trentine che svolgono il mestiere di badanti. Tutti i dettagli sul sito www.cinformi.it. E anche per questo incontro è tutto. Grazie per la vostra attenzione. Una buona settimana a tutti. A risentirci.